questo weekend sono da sola. Avvicinata a una dieta molto plant-based per andare a fare tatuaggio! Così, perché lei è stata. Devo sistemare e svuotare, cioè totalmente liberare qua. Questo è un weekend vlog un po' particolare perché, a differenza di sempre, questo weekend sono da sola. Jimmy è andato in Toscana questo weekend, ci siamo dati il cambio perché la settimana scorsa sono stata a Padova da mia mamma e devo dire che è la forse prima volta in anni che sono veramente da sola per più di un giorno. E la cosa mi elettrizza e sono felice in realtà perché voglio passare un po' di tempo da sola, cosa che è assurdo perché tanto tempo fa io avevo paura di passare del tempo da sola, cioè facevo di tutto per stare con qualcuno in mezzo alle persone perché avevo paura di me stessa. Invece questo weekend voglio proprio godermi la mia compagnia e stare un po' da sola, penso che sia una cosa salutare e assolutamente necessaria nella vita, quindi mi godrò questo weekend. La mattina è iniziata accompagnando Jimmy in stazione, è partito con l'autobus questa volta e poi sono passata a fare la spesa al Lidl. Quindi vabbè, uno svuota spesa molto basic, non è che ho preso grandi cose, quindi vediamo. Madonna, sto sudando, cioè non lo so da voi, ma qui, nonostante sia il 20 novembre, caldissimo, sa perché ho il maglione di cashmere, però vabbè. Allora, cosa ho preso? Rucola. Adoro, io la rucola è la mia. È l'unica insalata in busta che acquisto, il resto prendo i caspi di insalata, ma la rucola è la rucola. Carote. Poi abbiamo il solito skyr da Lidl che. Skyr, parliamone. È iniziato bene il rapporto fra di noi perché costavi 1 euro a vasetto, invece adesso sei duplicato. Quindi, non so, la convenienza ha un po' perso il suo significato, tanto che diciamo che non facciamo più le corse per andare a prendere lo yogurt tipo greco al Lidl, ma il Faye è praticamente allo stesso prezzo. Questo. Una mela, solo vibes, perché voglio fare i pancake alla mela, solo che non volevo prenderne troppe perché siamo pieni di cachi e quindi bisogna in realtà prima consumare quelli. Però ho detto, una mattina che non ho voglia del mio amatissimo, perché effettivamente lo adoro, overnight oats al cacao, posso farmi questo. In realtà ne ho presi di più, però essenzialmente albume, best friend. Diciamo che nell'ultimo anno mi sono avvicinata a una dieta molto plant-based, essenzialmente un'alimentazione a base vegetale, dove la maggior parte delle proteine derivano da fonti vegetali, però è comunque una dieta onnivora, quindi la carne, il pesce, uova, latticini sono inclusi, però la carne soprattutto si consuma in una quantità molto ridotta. Io sapete che non ho mai amato darmi delle etichette e dire la mia alimentazione è questa, la mia alimentazione è quest'altra. Io sono sempre stata mangio un po' di tutto e in equilibrio. E è ancora così, quindi ogni tanto mangio la carne, spesso mangio il pesce, sempre, sempre uova e latticini. E se tempo fa non dicevo che non avrei mai potuto separarmi dalla carne, perché se ci ripenso il pollo era quasi all'ordine del giorno per me, ad oggi, dopo un anno quasi, che un po' volutamente, ma anche un po' è venuto da sé, ora la carne la consumo veramente molto poco e preferisco altre fonti, da appunto i latticini, le uova, eccetera, ma anche il tofu, la soia, quindi è stato proprio un crescendo e mi sono proprio accorta che meno mangiavo la carne, sia rossa che il pollo, meno in realtà
mi faceva voglia. Niente, questo soltanto per dire che possiamo cambiare e possiamo veramente stravolgere il nostro pensiero, perché io vi giuro, anni fa io avrei detto che non potevo concepire la mia vita senza carne, soprattutto carne bianca. Invece oggi riesco a concepire la mia vita senza carne bianca, però ad esempio non riesco a concepire la mia vita senza uova e albume. Chissà fra qualche anno che cosa succederà, che cosa dirò. Ultima cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere: aceto. Ragazzi, io adoro l'aceto di mele nell'insalata. Tanto che, ok, questo è preso all'Lidl, ma in realtà quest'estate ho preso in una acetaia a Castagneto Carducci questo aceto di vino affinato in barrique di Provere. Cioè, solitamente in Toscana c'è chi compra il vino rosso affinato in barrique, io l'aceto di vino. È delizioso, è strepitoso, lo sto usando col contagocce, siamo a metà, voglio piangere. Allora, ho postato, ora sono pronta ad andare, devo scappare perché oggi, 11 novembre, quindi 11-11, ho un appuntamento alle 11 per andare a fare un tatuaggio! Così, ho deciso dopo anni, finalmente faccio il tatuaggio e voglio fare una luna. Devo solo capire se la voglio, vediamo se riesco a farvi vedere, così definita. Questa è troppo AC e troppo definita, però abbiamo capito il mood, quindi proprio disegnata così, oppure se la voglio sfumata, ok? Quindi ora col tatuatore ne parleremo un secondo. Mi sa che andrò su quella più definita perché ho paura che quella sfumata poi sembra tipo un po' sporca, perché la voglio piccolina, quindi mi sembra un po' un effetto un po' sporco che non si capisce bene, tipo c'è, non c'è, cos'è. E temo che dal minimal elegante diventi troppo sfumata, insomma, non lo so. Invece così mi ispira. E basta. Quindi ora andiamo, così scopriamo anche dove ho intenzione di farlo. Meraviglioso. È bellissimo comunque questo posto, super. Siamo in fase di testing della posizione. Un po' più su. Dopo mezz'ora, mezz'ora ho fatto tribolare, l'abbiamo scelta e ora si opera. Raga, sono bilancia, c'è poco da È fare. andata, ce l'ho fatta, ho fatto letteralmente smattare la tatuatrice perché ero super indecisa. Senza Jimmy, cioè, ragazzi, io non sono in grado di prendere una decisione così importante nella mia vita e vi giuro, abbiamo passato 40 minuti a decidere prima da che lato, se è rivolta a destra o rivolta a sinistra, perché il problema di questo tatuaggio è che è così, ok, bellino. Poi quando lo giri deve essere bellino anche all'ingiù. E invece se lo mettevo troppo aperto verso l'alto, poi quando giravo il braccio andava troppo verso il basso. Quindi ho dovuto trovare una via di mezzo e pensavo di farla verso di qua, invece alla fine l'ho fatta verso di là perché veniva meglio, ragazzi. Un casino, veramente. E è stata molto paziente, alla fine l'abbiamo fatto. Sono molto contenta e molto soddisfatta. Ora voglio ben vedere il risultato finale perché, anzi, lo so, non ce la posso fare, ma io sono precisa. E se vedo una cosa che non è precisa, la soffro. Quindi temo che non sia precisissimo il segno, che su un tatuaggio così è normale. E mi diceva una mia amica che quelli che si vedono su Instagram spesso, e sono perfetti, spesso sono stencil, sono ritoccati con Photoshop, cioè un tatuaggio poi sulla pelle non è come lo vedi, quindi vediamo, vediamo. Ora devo lasciare questo cerottino perché non so se si vede, c'è tipo una plastichina sopra, un cerottino, devo lasciarlo per 2 giorni fino a domenica e non toccarlo,
E poi posso incominciare a lavarlo, mettere la crema, comprare tutti i loro prodotti, tipica me, e per curarlo e vedere come va. Comunque sono molto molto contenta e soddisfatta, è una posizione perfetta perché lo volevo proprio in mezzo, visto che io ho questo polso dove c'è proprio questo buco in mezzo per la mia conformazione e mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo anche perché la luna per me ha un significato molto importante che va oltre luna, cioè luna gatto deriva da luna significato, quindi non è che l'ho fatto per il mio gatto, anche in realtà adesso anche per lei, però è proprio il significato della luna che è questa luce che è sempre presente in mezzo al buio. La luna è forte, la luna resiste ed è quello spiraglio di luce che è sempre sempre presente ogni notte, nonostante il buio e le tenebre. Lei, se vai, se la segui o se ti illumina la strada, troverai sempre un modo per uscire dalle tenebre. E questo è il significato di luna, della luna per me e di luna, luna gatto, perché lei è stata colei che mi ha aiutato tantissimo durante il mio percorso perché è entrata nella mia vita che ancora stavo abbastanza male, stavo recuperando ma ancora stavo male mentalmente, cioè non ero in grado di prendermi cura né di me né degli altri e avere questo piccolo esserino che mi guardava e mi chiedeva cibo, coccole, affetto, mi ha dato sicurezza nei miei confronti, mi ha un po' mostrato la strada verso la luce, appunto, perché mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto sentire che la vita di qualcuno, cioè la sua vita, dipendeva da me e a me ha dato tanta forza, tanto coraggio e quindi lei è stata la mia luce in mezzo al buio che mi ha guidata verso la serenità, ecco, quindi ecco perché la luna e l'ho fatta sul polso perché è proprio un accompagnamento, quindi mi prende per mano, insomma, tanti tanti significati e sono proprio contenta. Non penso che farò altri tatuaggi perché già scegliere questo è stato difficile. E boh, non lo so, sapete che io non sono quella. Non so, cioè, io sono un tipo di persona che hai fatto, non mi appassiono troppo alle cose, quindi anche tipo il piercing, i miei avevano paura. Oddio, adesso si riempirà di piercing. No, cioè, una volta fatto, fatto, ciao. Non ci penso neanche e penso che lo stesso sarà con i tatuaggi. Poi vedremo fra un anno, magari sarò piena, però dubito. Quindi basta. Ora, ragazzi, io magari vi saluto, ci ribecchiamo domani se faccio qualcosa di più interessante, perché io adesso mi metto a lavorare. E chi si è visto si è visto. Comunque, guardate che carino questo pigiama. A parte, vabbè, questo piumino super sparaflesciante. Però guardate che carino questo maglietta del pigiama in tipo cinghia, messa dentro i pantaloni a vita alta. Cioè, che stile, che stile. E tra parentesi, non ho ancora uno specchio, cosa che devo assolutamente rimediare. Ma dovevo capire le dimensioni dell'armadio. Vabbè, comunque. Raga, quanto cacchio parlo, eh. Bene, highlight della giornata, ora mi ributto a lavorare. Riapro la fotocamera quando farò qualcosa di interessante. Sono andata all'Esselunga a prendere una cosa. Una. Cioè, in realtà ho trovato le zucche più castagnose di sempre, quindi ho dovuto far scorta. Ho trovato il detersivo per i piatti formato famiglia. Sono andata a piedi, quindi me lo sono portata a casa e quindi ho fatto un disastro. Mi si è rotto lo yogurt e ho condito tutto. Meraviglioso. Meraviglioso. Perfetto, non vedevo l'ora di sprecare tutto questo yogurt. Io amo yogurt di soia, ma così sono proprio soldi lì, che butta. Buongiorno, oggi è sabato e mi aspetta una giornata abbastanza impegnativa. Devo fare un po' di lavoro, ma soprattutto devo sistemare e svuotare, cioè totalmente liberare qua. Lo vedete? Vi sembrerà comunque incasinato, questo possiamo un attimo spostarlo. Vi sembrerà comunque incasinato, ma non è niente rispetto a quello che era.
ma devo svuotare e liberare tutto perché questa settimana vengono a vedere il loft perché vorrebbero affittarlo come location per un evento. Che bello, che bello, che bello! Perché l'idea di questo loft è proprio quella: non solo fare eventi e attività con Bloomwell, quindi la nostra community, la nostra attività, ma anche permettere a altri brand di entrare e utilizzarlo come preferiscono. Quindi ovviamente non posso mostrare le cose che ci sono lì, quindi mi aspetto una bella giornatina di cattar su tutto, che poi in realtà è assurdo perché sono 2 mesi che quella roba è là e sono 2 mesi che la guardo e dico: no, ma questo appena arrivano gli armadi va via tutto. Poi la guardo e dico: no, ma quella però effettivamente non va nell'armadio e i miei vestiti sono in due scatole, cioè nemmeno più di tanto rispetto alla quantità. Quindi in realtà la maggior parte della roba deve essere portata su in mansarda, riorganizzata un attimo e sistemata lassù, perché non ci serve qui. Però finché non si crea la necessità, cioè io sono fatta così, finché non ho il pepe al sedere, non faccio le cose. E ho imparato questa cosa di me e quindi mi metto nelle condizioni di mettermi il pepe al sedere per fare le cose. Tipo molto spesso io dico delle cose online, tipo farò questo, ma magari non ho fatto ancora niente di quella cosa. Però solo il fatto di averlo detto mi rende responsabile di doverlo fare e quindi alla fine lo faccio, perché se non lo dicessi, alla fine non lo farei. Sono una persona molto complicata, però questa mattina mi dedico a questo, voglio un po' fare cose manuali perché è una cosa che mi aiuta tantissimo a non pensare a svuotare la testa, quindi sistemare e riorganizzare un pochino quel, no tutto, quel lato là della casa, togliere finalmente i teli e avere pulizia intorno e andare al mercato. Quindi, let's get active. Oh mio Dio. Senti, con un eco 3 ore, 1000, 30 gradi, centrifuga 1000, sei anni che vivo da sola e ancora non so fare lavatrice. Non piangerò, ma ne avrei tutto il diritto perché finito ed è vuoto. Aspetta. Svuotato. E voi direte: sì, ma dove hai messo? Ho messo tutto su in mansarda e non solo, solitamente no, portiamo su, facciamo deposito qua, che ora troverete solo una scatola perché è troppo pesante, quindi aspetto Jimmy. Solitamente facciamo un grande deposito qua e poi col tempo portiamo su. Ma invece, siccome mi conosco, ho detto: no, sì, lo devi fare subito, così ho fatto. E svuotato! Meraviglioso. Adesso, a parte che ho trovato tutti i quadri bellissimi, adesso questa cassettiera con le varie nostre cose personali, devo capire dove metterla, perché ovviamente non può stare qua, quindi o in bagnetto qui, anche se
è troppo profonda e quindi forse non ci sta. E se no, in bagno su, ma preferirei evitare. Ma ragazzi, ora sì, vedrete questo. Adesso devo ridurre perché queste sono cose veramente spicciole che si usano tutti i giorni, quindi devo anche un po' capire come gestirle. Però il grosso è stato fatto. Amore, amore, hai visto? Ma che ha fatto la mamma mentre tu dormivi? Eh? Che ha fatto la mamma? Ah, e il tuo coso di croccantini c'è, l'unica cosa che è rimasta. Sei scioccata? Non riconosce l'ambiente. Diciamo che hanno cambiato casa nuovamente. Bene, ora è tardissimo, scappo al mercato. Ma che meraviglia questa verza! Ah, radicchio. Sabato sera da Leoni a casa da solo ho deciso di dedicarlo un pochino a me stessa. Sapete che è una cosa che io non faccio mai, però ho detto: senti, se non ora, quando? E magari lo renderò di più una routine, una cosa che faccio perché me la sono goduta veramente. Niente, così è stato carino. So che dire, sapete che sono cose che io veramente non faccio, ci ho pure fatto un reel a riguardo per quanto è stato particolare, quindi that's it. Cena. Cena di questa sera, salmone, guardate che figata! Cotto in padella con cracker, insalata, un po' di spalmabile, that's it. Domenico ha deciso di andare al Milano Coffee Festival, una fiera dedicata al caffè. Io adoro profondamente, un po' per curiosità, un po' perché ero a casa da sola, non sapevo cosa fare e volevo staccare la testa e fare qualcosina, quindi non solo andare a fare una passeggiata in mezzo alla natura per una volta. È stato molto interessante perché sono riuscita a intrufolarmi in una masterclass riguardo la degustazione del caffè della macchinetta al bar, ma soprattutto su come si fa la moka fatta a casa. Quindi ho preso un pochino di notizie che vi condividerò nel prossimo video. Non ora perché le devo un attimo metabolizzare ed imparare sul serio. Momento di togliere il cerotto dopo 2 giorni, tra parentesi, buon lunedì, Jimmy è tornato, e fa più male togliere il cerotto che fare il tatuaggio. Comunque, se ve lo state chiedendo, poi magari non l'avete mai fatto, non mi ha fatto assolutamente male, anzi, penso sia peggio una seduta di epilazione, cioè dopo che hai fatto l'epilazione puoi fare tutto. Oddio. Voilà. Prima volta che lo vedo libero. E adesso ho tutti questi prodottini, cioè due, per lavarlo e metterci la crema sopra per almeno 4-5 giorni.